Sono arrivata ieri sera e di notte in un'atmosfera abbastanza di grande impatto, diciamo, avvolta nella nebbia. Però è stato poi bellissimo stamattina, pian piano, quando si è appunto rischiarato anche un po' il cielo dal belvedere, vedere appunto proprio le bellezze di questo luogo. Quindi sono felicissima ovviamente di essere qua, ringrazio tantissimo per avermi invitato appunto alla festa del libro di Enna, e che insomma sono appunto un po' di mesi in realtà con alcune referenti della festa del libro. Ne parlavamo quasi come un sogno lo scorso anno, dicendo che sarebbe stato bello fare una presentazione proprio all'interno di un cinema, e quando poi ho avuto la conferma è stato proprio bello pensare che in un certo senso si era appunto, c'era questa possibilità di realizzare un piccolo sogno, perché il libro che io presento è il libro di un autore che io traduco e che, di cui sono in un certo senso ambasciatrice in Italia. È un libro di Jimmy Liao ed è un grandissimo omaggio alla settima arte, nell'arte del cinema, e quindi non c'è luogo migliore che questo, sia perché già la città è un set, diciamo, anche cinematografico molto suggestivo, e poi perché siamo appunto all'interno di un cinema pieno di fascino e di tempo, che poi è proprio anche il titolo in cinese in realtà del libro, che invece in italiano è stato tradotto come L'arcobaleno del tempo, che è appunto dell'autore taiwanese Jimmy Liao.